Carissimi amici del canale Telegram Dentro la Notizia, quest'oggi rifletteremo su alcuni fatti cruciali per il futuro di ognuno di noi. Nel far questo seguiremo ancora una volta la pista del denaro, come consigliò l'eroico magistrato Giovanni Falcone. Aggiungeremo altri tasselli al quadro macropolitico, elementi del puzzle che ci aiuteranno a comprendere meglio il ruolo di Trump, Cina e Russia nello scacchiere mondiale. Continuate a seguirci sul nostro canale Telegram, perché non troverete la verità sui social globalisti. Iscriversi è facile e gratuito, e andare alla ricerca della verità vi salverà la vita. Giovedì scorso, due dei principali sindacati agricoli francesi hanno concordato di sospendere le proteste e rimuovere i blocchi stradali in tutto il paese, dopo che il governo ha annunciato misure ritenute progressi tangibili contro le iniziative Green Deal della Commissione UE della von der Leyen. Ovunque in Europa si pone la stessa domanda: come possiamo continuare a produrre di più e meglio? Come possiamo continuare a contrastare il cambiamento climatico? Come possiamo evitare la concorrenza sleale dei paesi stranieri? Ha affermato il primo ministro Gabriel Attal, annunciando le nuove misure. In risposta, il principale sindacato degli agricoltori francesi, la Federazione Nazionale dei Sindacati degli Agricoltori, FNSEA, ha annunciato che era giunto il momento di revocare i blocchi e di tornare a casa. Arnaud Gaillot, del sindacato dei giovani agricoltori, ha fatto eco al messaggio. Tuttavia, entrambi i sindacati hanno avvertito che altri tipi di proteste continueranno e che torneranno se il governo non manterrà le promesse. Ma questa non è una vittoria. Credere alle promesse dei globalisti equivale a farsi ingannare e concedere loro tempo, proprio adesso che si stava vincendo la battaglia per la vita. Pur non essendo un estremista, ed anzi tendo sempre a preferire una buona mediazione alla guerra, i fatti della vita mi hanno portato a credere che con certi individui disumani non si deve scendere a patti. Sarebbe una sconfitta. Quindi, avanti fino alla vittoria dei popoli e senza lasciarsi corrompere dal denaro dei globalisti, come è accaduto nel seguente caso. Il 2 febbraio 2024, il ricercatore capo della T-Lab, Derek Brose, ha intervistato il dottor Philippe Grandjean riguardo al suo lavoro sul mercurio, alla tossicità del fluoro e alla pressione che ha dovuto affrontare per aver parlato apertamente. Il dottor Grandjean è uno dei testimoni esperti per conto del Fluoridaction Network e dei querelanti nella causa sul fluoro. Grandjean è uno scienziato danese che lavora nel campo della medicina ambientale. È a capo dell'unità di ricerca sulla medicina ambientale presso l'Università della Danimarca Meridionale e professore aggiunto di salute ambientale presso la Harvard School of Public Health, e ha affermato: l'OMS mi ha chiesto di aiutarli a sviluppare quello che hanno chiamato un documento sui criteri di salute ambientale sul fluoro. Così ho redatto quel documento che esaminava le fonti di fluoro nell'ambiente, compresa l'acqua potabile, i dati sugli animali e l'epidemiologia. Potete vedere il video integrale sul nostro canale Telegram Dentro la Notizia. Iscrivetevi gratuitamente per ricevere le notizie che il mainstream non dice. Carissimi amici del canale Dentro la Notizia, un vivo ringraziamento a tutti voi che ci avete aiutato a divenire il primo media italiano di informazione su Telegram. Per continuare a offrirvi quotidianamente un'informazione intelligente a tutela della popolazione, abbiamo bisogno del vostro sostegno. Se lo desiderate, potete dimostrare di apprezzare il nostro lavoro a beneficio di tutti con una donazione singola o mensile. Per essere avvisati sull'uscita dei nostri video, iscrivetevi su YouTube e su Telegram. Mettete un like, attivate la campanella e condividete il video. Più siamo, più forza avremo. Uniti si vince! Un abbraccio dal vostro Roby!